Bentornati all'appuntamento con la cucina abruzzese, con i piatti di Chef in Cucina. Anche oggi il nostro protagonista è il nostro Alessandro De Antonis. Buongiorno. E anche oggi vi saluto da Cipria di Mare. E c'è anche un altro ospite, oggi lo presenti tu. Il mio collaboratore più valido, anzi, diciamo proprio, che è quasi più utile di me. Che è molto timido, quindi ha detto io sono però, qui in trasmissione, in puntata, tengo, preparo il piatto e basta, però non voglio parlare. Sì, ma ci tenevo che lui ci fosse, perché questo, come tanti altri piatti che abbiamo rivisto, l'abbiamo fatto con un lavoro congiunto. Quindi, lavoro, diciamo, a quattro mani. Sì, sì. Ci troviamo bene insieme. Che bello, anche perché secondo me... Non riusciamo a dormire ancora insieme per questione di volume, però... Ma guarda, io credo che, a parte gli scherzi, ecco, in cucina veramente debba esserci armonia, sì, e feeling con i propri collaboratori, perché sono, vabbè, comunque saper fare squadra secondo me è un requisito importantissimo in qualsiasi lavoro, quindi in cucina soprattutto, sì, dove veramente si condivide tanto tempo insieme, si trascorre tanto tempo, si condividono gli stessi spazi, insomma, le stesse ansie. Ecco, per voi poi condividere gli stessi spazi magari diventa, no, esatto, un po'... sono spazi grandi. Beh, devo dire che avete una cucina meravigliosa, per forza, molto molto grande. Per forza. L'abbiamo dovuta ingrandire perché al quarto quinto livido ho detto guarda qua. La simpatia di Alessandro è incredibile, veramente, veramente. Grazie. Allora, oggi presentiamo un piatto sempre del nostro ristorante, quindi che presenta la nostra carta, sì, e si chiama Ricciola 2019. Iniziamo a farlo perché insomma ci sono diversi passaggi. La, sì, prima cosa, okay, abbiamo realizzato dal dorso di una ricciola delle piccole fettine tagliate sottili. Partiamo mettendole a curare con dell'acqua di mare. Ecco, spieghiamo cos'è l'acqua di mare, cioè non significa che sono andati qui di fronte a prendere, no, dell'acqua. Purtroppo bisogna comprarla. Usiamo un'acqua di mare purificata. Purificata, esattamente, esattamente, okay, si trova in commercio. Okay. Ok, e iniziamo a montare, intanto che la nostra ricciola inizia a prendere il sapore di acqua di mare, iniziamo, okay, a montare il piatto. Partiamo con una salsa che noi chiamiamo salsa Thai, in realtà è una salsa, sì, di origine asiatica, ricavata da pollo, funghi, lime, bucce di frutta, c'è veramente tanta roba. Anche il pollo? Sì, sì, sì. Cavoli! Sì. E l'avete fatta voi? Sì, ovviamente. Cavoli, quindi è un'operazione molto molto, sì, lunga. Sì, lunga, sì, per ricavare questa salsa bisogna, in cucina bisogna lavorare. Eh sì. Bisogna darsi, beh, da fare. Poi iniziamo a montare qualche piccola foglia, sono delle foglie miste, fresche, e che ci servono a dare sia freschezza ma anche volume al piatto. Ok. Queste, vedete, sono foglie di? Questa è una mizzuna, già l'abbiamo usata precedentemente. Sì. Ecco, torniamo un attimo alla ricciola. Questa, sì, praticamente noi abbiamo fatto un carpaccio, quindi comunque andremo ad utilizzarla cruda e poi con l'aggiunta di quest'acqua di mare che immagino gli conferisca una particolare morbidezza. Sì, anche morbidezza, ma soprattutto un sapore di iodato, di marino, okay, di autentico, di adriatico. Ecco, ovviamente ho notato una cosa nella tua carta che apprezzo tantissimo, dove c'è scritto nel tuo menu che tutti i prodotti sono abbattuti, insomma sono... sì. Ecco, questo, diciamo, io lo ricordo sempre perché comunque è nostro dovere farlo. È un requisito, in un ristorante dovrebbe essere un requisito ma minimo. Ma anche a casa, se volete mangiare pesce crudo dovete abbatterlo rigorosamente, insomma non si può improvvisare perché... Altrimenti... Allora adesso, chiaramente noi la teniamo più a lungo, però oggi lo spazio televisivo ci... costringe a prendere delle scorciatoie. Vabbè, i nostri tempi sono un po'... mettiamo un po' l'operazione, sì, a favore di camera, in modo che possiamo, allora, far vedere. Allora, la tiriamo fuori dall'acqua, la poggiamo su un pezzettino di carta per asciugarla un po'. Sì. Ok. Perfetto. Anche la carta, il colore del mare, tutto a tema qui. Ok. E poi che cosa facciamo? La lisciamo con quest'olio. È un olio che noi chiamiamo olio carbone. Perché? Perché non facciamo altro che bruciare in padella a secco delle bucce di mandorla. Ah. Quando le mandorle iniziano a fare fumo, sono nere, spegniamo il fornello e mettiamo dentro l'olio e lo lasciamo a maturare insieme. Così avremo una sensazione anche astringente ma di grande pulizia al palato. Ok. Adesso Massimo le liscerà. Olio carbone, quindi
fatto con le bucce di mandorla. Sì, mandorle bruciate. Quindi tutta la mandorla e la buccia poi va a dare proprio quella... No, le mandorle ce le siamo già mangiate prima, okay. Io e lui. E poi con le bucce, tanti diciamo con, fatto la, con la pelatura delle mandorle. Sì, sì, proprio col, okay. Col guscio, è fatto di gusci. Ok. Vedete, adesso facciamo un montaggio alternando foglie, okay. E carpaccio. La ricciola a me piace tantissimo. Che è un grandissimo pesce. Mi piace tantissimo. In realtà mi piace tantissimo cruda. C'è cruda una, anche a me. C'è una versione, sì, da ricciola invernale nel nostro ristorante che è ricciola mele e mele, ma se ci rincontreremo in autunno... Come no? Come no? Beh, se ne chi potrà ti lascia più oramai? Se ne potrà riparare. È una minaccia questa. È una minaccia. Ok. Allora, usiamo questa piccola alga. Ci darà una bella sensazione sia al... al morso. Sono perché sono alghe, giusto? Sì, sono alghe. Le stesse alghe che si utilizzano anche quando si fa il sushi, sono le stesse? Allora, si usa anche nella cucina del sushi, però anche se l'alga che avvolge è un'altra roba. Sì. No, te le danno tante volte come antipasto quando vai a mangiare, sì, sushi. Sì, esatto, quell'alga che ha questo sapore di sesamo, sì, quasi, no? Sì. E poi ha questo morso un po', sì, gommoso, un po' calloso, calluginoso. Che eleganza questo piatto, è ok. Stato, proprio, eh? Poi, ecco, questa è un'altra... parte della preparazione, è una cialda ricavata con farina di tapioca, ci dà il croccante, in realtà dentro mettiamo un estratto di insalate, sì, un estratto di insalate, quindi è dolce perché c'è anche un po' di zucchero, ma allo stesso tempo anche amara. Io quando, okay, sento la parola tapioca ripenso sempre alle prime pappe dei miei figli, mais e tapioca, e devo dire che è uno dei primi alimenti che si mangia, poi sembra così strana, come, cioè sembra quasi una cosa, no, la tapioca, invece è uno dei primi alimenti, sì, che uno dei primi alimenti, è molto interessante perché ha una grande capacità agglomerante, cioè, sì, è molto appiccicosa, no, quando, sì, si mischia con collosa, l'acqua, sì, molto, molto. Allora, mettiamo un velo di sale. Sale Maldon, giusto? Sì, mettiamo qualche fiocchetto, ma quanto perché, mi piace Alessandro questo perché sale? Perché abbiamo tenuto la ricciola poco in infusione, quindi, okay, ci servirà poi per l'assaggio fondamentale. E poi il sale Maldon dà anche quella croccantezza, quella, sì, cosa, è un grandissimo un prodotto. Adesso buono. Andiamo ad aggiungere un'altra salsa che è ricavata da mango, lime e peperoncino. Che meraviglia! Mango e lime insieme stanno benissimo. Il peperoncino... Siamo in Abruzzo. Ci vuole, d'altronde nel nostro carattere un po', no? Quindi abbiamo forza... reso abruzzese anche l'esotico. Mettiamo solo qualche puntino. Ok, allora il piatto è quasi pronto, però non del tutto perché del tutto manca l'ultima parte. Allora, sono lo curiosa. Mettiamo in favore di camera. Ci siamo quasi. Manca solo l'ultima operazione, sono veramente curiosissima, seguiteci. Allora, che si fa adesso? Allora, adesso che il nostro piatto è quasi finito, sì, andiamo a versare un gazpacho verde alcolico. Che significa alcolico? Che è tagliato con della vodka. Ah. E il piatto è pronto. Wow, che bello, mazza che eleganza. Questo è perfetto come antipasto, giusto? Sì, è un piatto che annoveriamo fra gli antipasti. Ma magari con una porzione più abbondante potrebbe anche essere un secondo piatto, volendo. Un piatto, ecco, unico, un piatto, sì, unico. Certo, certo. Che bello. Comunque è un piatto dove c'è tanto la parte salina quando quella vegetale, è un piatto molto complesso, ha sapore molto avvolgente. E ed è un piatto in movimento anche questo, cioè a ogni morso si scopre una declinazione, sì, diversa. È anche un piatto molto naturale, se vogliamo. Sì, assolutamente sano, questo sano, è sicuro. Sano, cioè, veramente. Un piatto... Abbiamo messo un po' di vodka perché il troppo sano poi, troppo sano poi può, no, dar fastidio. Però il troppo sano diventa noi insano. In realtà lo mettiamo perché ci dà una nota che insomma, a noi piace molto e sì, crediamo che sia giusto così. È buono così. Bene, Alessandro, grazie per questo piatto, molto molto particolare. Ecco, questo magari non è proprio semplice da rifare a casa, però devo dire che magari ci hai sicuramente fornito degli spunti per degli, grazie, abbinamenti che comunque, grazie, si possono sempre realizzare. Allora, grazie a te e al tuo validissimo, come lo devo chiamare? Il tuo secondo? Il mio braccio destro. Il tuo braccio destro. Grazie. Grazie e ci vediamo domani. I legumi è un alimento d'eccellenza. Hanno alto contenuto sia delle proteine che di carboidrati. In più contengono la fibra insolubile che regola livelli di glucosio e di colesterolo nel nostro organismo.